L'estate è arrivata, anche se ci sono ancora un paio di giorni dal calendario. Il rinforzo dell'anticiclone africano sul Mediterraneo centrale l'Italia che ci accompagnerà anche, soprattutto durante la prima parte della nuova settimana. L'alta pressione diventerà sempre più robusta ogni giorno, favorirà non solo gran parte di stabile soleggiata, ma anche più intensa calda. Al punto che ci troveremo nel mezzo della prima fiamma africana dell'estate 2023, Wave of Hot, che, specialmente nelle regioni del sud, si farà davvero sentire, l'anticiclone. Tuttavia, come spiegano gli esperti di 3B Meteo, non sembra essere particolarmente lungo e già a partire da giovedì probabilmente subirà da uno disturbo atlantico che raggiungerà l'Italia a partire dalle regioni settentrionali, con piogge, thunderstorm heat e decisivo riduzione delle temperature. La prima ondata di calore oggi sarà una giornata stabile e principalmente soleggiata, anche con il transito di veli sottili nelle regioni centrali nord, un locale svantaggiato di sera ai piedi piemontesi e in successiva esaurimento. Temperature in aumento, con picchi di 3.233 gradi sulla Padana Valorientale, Tavoliere, Matera, Ionica e Catania Calabria, punte di 3.435 gradi sull'interno aree della Sardegna settentrionale. La Protezione Civile ha emesso un avvertimento delle condizioni meteorologiche avverse per la Sardegna, valida dal 12 oggi 19 giugno, alle 1800 del 22 giugno. Localmente sono previste temperature molto elevate sulla parte settentrionale e occidentale dell'isola, per aumentare ulteriormente il giorno seguente. Pur termore mercoledì e giovedì le temperature molto elevate influenzeranno l'intera regione. Le temperature massime, nel corso del periodo, saranno in grado di superare localmente 40 gradi. Si consiglia di non uscire nelle ore più calde, da 12 a 18, in particolare ai soggetti a rischio. A casa, proteggiti dal calore del sole con tende o persiane. In generale, consumare pasti leggerie, mangia molta frutta. Bevande, evitando adeguatamente bevande alcoliche e caffeina. Indossando abiti leggeri e cappelli e colori chiari ed evita le fibre sintetiche. Se ci sono malati a casa, fai attenzione a non essere troppo coperti. Elderly e o persone non sufficienti o coauto. Le persone che assumono regolarmente droghe. Neonati e bambini piccoli. Coloro che esercitano esercizio fisico o svolgono un lavoro intenso all'aria aperta sono considerati soggetti a rischio. Previsioni per martedì e mercoledì. Martedì si aspettava un tempo stabile e generalmente soleggiato in Italia, anche con il passaggio di alcuni smalti nelle regioni settentrionali. Sempre secondo 3B Meteo. Nel pomeriggio, normale variabilità nella formazione sulle aree alpine, associata ad un inverso-inverso o più probabileo temporale isolato sul Piemonte occidentale e Valle d'Aosta. Temperature in ulteriore aumento, picchi di 38 gradi sulle aree interne della Sardegna, 3.435 gradi su quelli di Catania e Cosenza, 33 gradi su Val Pitti.